Buonasera a tutti, conferenza stampa post partita di Lazio Bayern Monaco. Allora, subito Rossetti alza per cortesia, alzi la mano. Ecco, prego. Buonasera mister, complimenti per la vittoria che è una delle più importanti della storia europea della Lazio. Io le volevo chiedere, data la prestazione di oggi, per la dedizione, la grinta, la costanza messa in tutti dal primo all'ultimo minuto della squadra, veramente impagabile, ma le chiedo se e come è possibile replicare questo atteggiamento e questo tipo di prestazione anche quando le partite saranno meno importanti. Grazie. Questa è la capacità che stai dicendo te, non ce l'ha nessuno. Poi ci sono squadre che per qualità tecniche riescono a vincere anche le partite in cui non riescono a esprimersi. Noi in questo facciamo più fatica. E poi è un discorso anche di abitudine a fare più competizione e tutto il resto. Sicuramente una Lazio applicata e determinata come quella di stasera avrebbe anche un'altra posizione in campionato, questo è indubbio, però fa parte tutto del pacchetto. Rocca. Salve mister. Ciao. Dopo una partita del genere è difficile parlare dei singoli, però le chiedo un po' di valutazioni sulla prestazione di Cataldi, sulla prestazione di Felipe Anderson, sulla prestazione di Gila. Cioè, oggi tanti calciatori hanno veramente messo in campo una prestazione di livello altissimo, al di là della prestazione di squadra. Le chiedo quanto è soddisfatto dalle risposte di alcuni interpreti e poi le volevo chiedere delle condizioni di Gila e di Usai che sono usciti, come stanno e se sono in dubbio per Bologna così come Vesino. Ma sa, come dico sempre ai giocatori, non è che se uno si mette a disposizione del collettivo viene sminuito dal punto di vista individuale, se il collettivo funziona vengono tutti esaltati individualmente, e oggi la squadra funzionava e quindi è più facile anche per i singoli fare una buona partita. Sono contento per Cataldi perché dopo un periodo in cui non riusciva a ripetere le prestazioni dell'anno scorso mi sembra abbia ripreso la strada giusta, così come sono contento di tutti i ragazzi che sono andati in campo oggi. Dai, l'unico appunto è che noi negli ultimi 15 minuti ci siamo accontentati di vincere la partita mentre c'era la possibilità di fargli veramente male. Ma Isai penso sia una distorsione a una viglia, Gila non penso sia niente, aveva un po' di mal di stomaco nel finale partita, un po' di mal di pancia, ma non penso sia roba grave. Il problema è che stasera negli spogliatoi c'era più giocatore in borghese e non vestiti da calcio. E il dubbio è che si riesca a recuperarne qualcuno in maniera veloce, e giocare tutta questa serie di partite con la rosa che c'era a disposizione stasera diventa complicato. Allora Barchesi, poi passiamo di qua, prego. Buonasera mister. Eccomi. Ciao. Semplicemente le volevo chiedere se questo è il giorno più bello da quando è sulla panchina della Lazio. È una soddisfazione quando riesce a fare risultato con queste squadre, è sempre una soddisfazione, però il derby è un po' di più. Faccini. Mister, buonasera, Niccolò Faccini, Lazietà. Allora, io lo so che lei sta pensando al Bologna, però il Bayern non perdeva in Italia da 13 anni e non le era mai capitato nel nuovo millennio di concludere con zero tiri in porta una partita di Champions League. Io le chiedo, la Lazio è una squadra acerba, oggi era solo la seconda volta che giocavamo una partita di Champions League nella fase eliminazione diretta con i tifosi all'Olimpico, però ecco, lei è diventato il terzo allenatore della storia della Lazio per partite in Europa, a 19 gare sopra di lei c'è Eriksson, lei sente, percepisce il bene che le vogliono i tifosi laziali e desidera aprire un ciclo qui e diventare magari il primo di questa lista? Grazie. No, non è un mese che sono qui, questo è il terzo anno. Poi aprire in Italia, aprire lunghi cicli non è come in Inghilterra, qui è molto più complicato. Io ho sempre detto che qui sto benissimo,
se ci fosse la possibilità di fare un piccolo salto di qualità, chiaramente farebbe piacere per me, poi mi farebbe piacere per la società, mi farebbe piacere per i tifosi. E quindi io ho lottato in questi 3 anni per arrivare a questo, ma noi stasera abbiamo giocato contro una squadra che fattura 800 milioni di euro l'anno, allora diventa tutto complicato. Benedetti. Buonasera Maurizio. Ciao. Stefano Benedetti, Città Celeste. Volevo chiederti se questa sera sei più contento o arrabbiato e come sta Immobile. Perché come sta Immobile? Perché abbiamo visto che si toccava Linguine quando è uscito, però magari sarà stato un gesto scaramantico. Ecco, forse sarà. Forse non era Linguine. E sei soddisfatto perché hai vinto contro una delle squadre più forti del mondo, sei un po' arrabbiato perché c'era la possibilità di fargli più male. Ma io parlo del campionato. Però il campionato fa parte del pacchetto, te l'ho detto prima, se si fosse forte in 4 manifestazioni contemporaneamente senza avere cali nell'uno o nell'altra, sarebbe una cilindrata mentale che fa fatica avere anche il Bayern con 800 milioni di fatturato. Quindi sei più contento o più arrabbiato? Stasera sono contento, da domattina appena marzo penso al Bologna. Vittori. Buonasera mister, Alessandro Vittori, grazie, siamo noi.it, complimenti per l'impresa. Grazie. Io le partite gliele voglio elencare. Lazio Real Mallorca maggio 99, Lazio Manchester United agosto 99, Chelsea Lazio marzo 2000. Oggi lei ha aggiunto un altro tassello alle vittorie più iconiche della storia di questa società. Visto il forte senso di appartenenza che lei ha sempre manifestato e visto che alcuni che erano presenti qua, quelle là, o non se le ricordano o non le hanno vissute, che prova stasera Maurizio Sarri? Provo soddisfazione per i ragazzi e per i tifosi. Atmosfera allo stadio elettrizzante, bellissima, e quindi mi fa piacere che per una sera il popolo laziale possa gioire, possa fare festa. Poi c'è da andare là e sappiamo tutti che sarà durissimo uscirne vivi, però per stasera prendiamoci la soddisfazione. Stasera abbiamo partecipato a una festa e domenica torniamo a lavorare. Rapidissimamente le ultime, Pizzo Ferrato. Ciao. Volevo solo sapere se l'ha emozionata la prova di Immobile, dopo tante chiacchiere, dopo tante storie. Immobile comincia a star meglio fisicamente, quindi tira fuori prestazioni sempre migliori, via via passano le partite. Era dura anche toglierlo stasera, però io il rischio di tirarlo a limiti in questo momento non me la sento. Partita importante, generosa, sta crescendo. L'importante in questo momento è che lui abbia continuità d'allenamento e continuità di prestazione. Poi se non tornerà il giocatore fa 35 gol l'anno può darsi, ma se è il giocatore stasera ne fa parecchi. L'ultima cosciccione. Buonasera mister, innanzitutto complimenti, le volevo chiedere 2 curiosità. La prima è se ha rammarico di non aver potuto fare meglio in virtù del fatto degli infortuni, ecco, secondo me poi nel finale magari avere o Zaccagni o eventualmente Sacchi che uscivano dalla panchina, stessa cosa con Vesino, vi ha un po' limitato, e se si deve togliere qualche sassolino della scarpa per qualche critica che lei ritiene ingenerosa, se lo vuole fare stasera visto che è una grande vittoria. Purtroppo il problema degli infortuni in questo momento per noi è pesante, perché non abbiamo la rosa del Bayern. E a noi se ci mancano 5-6 giocatori come stasera, se messo dentro a un certo punto della partita Patrick che è rientrato in gruppo ieri, e poi avere fuori tutti i centrocampisti centrali con solo Catardi a disposizione e il calendario a cui andiamo incontro, può essere problematico. Sassolini alle scarpe non me li tolgo. Non leggo niente, non mi importa nulla di niente, ho una bella faccia di cazzo. Degna chiusura, buonanotte, ciao. Grazie e buon lavoro.